Oggi leggeremo alcuni brani tratti dal libro Ansia, Depressione e Stress dalla dottoressa Marilisa Laudadio, una piacevole guida per imparare ad affrontare in maniera naturale le patologie del nostro secolo. Ansia, depressione e stress sono le nuove patologie del nostro millennio, conosciute e studiate da circa 100 anni, stati emotivi ai quali possiamo aggiungere gli attacchi di panico, l'angoscia, le delusioni, le umiliazioni, tutte emozioni legate da un fil rouge che sconfina nella paura. Sembra che la soluzione risieda nell'uso di uno psicofarmaco o di un antidepressivo. Piuttosto bisogna chiedersi: quanto influisca realmente sulla genesi degli squilibri emotivi in essere il nostro stile di vita, la nostra costituzione, l'ereditarietà, le carenze nutrizionali, le intossicazioni e intossinazioni del nostro sistema nervoso? Le piante, le essenze floreali, i rimedi naturali forse possono riequilibrare le funzioni del sistema nervoso. Sono dotati, infatti, di vere e proprie frequenze, molto simili a quelle della nostra anima e del nostro cervello, quindi in grado di ripristinare il contatto con il nostro io superiore per poter tornare a vivere in armonia con l'anima mundi. Stiamo vivendo un momento veramente molto molto difficile. E tutte queste notizie che ci arrivano ogni giorno è un bombardamento mediatico e che veramente ci crea uno stato di ansia continua, un'ansia emotiva, ma anche una tensione continua. E tutto sfocia nella paura. C'è la paura del contagio, c'è la paura di ammalare, la paura di morire. La paura di morire anche per i nostri cari, se pensiamo. Ed è una cosa veramente angosciante che per i nostri cari che vengono ricoverati non c'è neanche la possibilità di vederli, di parlare loro per l'ultima volta. Questo veramente è una cosa terribile a cui tutti pensano. Tutto questo è sempre successo perché le epidemie, le pandemie ci sono sempre state. E si è visto da vari studi che il 20-50% delle persone ammalavano e le altre no. Allora chiedersi che cosa. Qual era la differenza tra chi ammalava e chi non ammalava? La differenza è legata sicuramente al sistema immunitario dell'uomo di noi. Il sistema immunitario è qualcosa di molto complesso, è qualcosa che in parte si eredita, in parte si acquisisce con la vita che facciamo. Ma il sistema immunitario è complesso perché è composto dal nostro stile di vita, dal nostro modus vivendi e quindi dall'alimentazione, da come viviamo le emozioni, dai farmaci che assumiamo, dalla vita che facciamo, se siamo felici, dalla preghiera, dalla meditazione. È composto e fatto di tante cose. E poi non dobbiamo dimenticare che il sistema immunitario, l'80%, ha sede nell'intestino. Se risiede nell'intestino vuol dire che tutto quello che arriva nell'intestino è in realtà collegato quindi alla funzione, alla salute del sistema immunitario. Quindi pensiamo all'alimentazione che stiamo facendo negli ultimi tempi, se può averci aiutato o meno. Secondo la medicina tradizionale cinese, l'intestino e il polmone sono lo stesso organo. Questo significa che se tutto quello che succede a livello del nostro intestino, in realtà può succedere, c'è un'alterazione della flora batterica anche dell'apparato respiratorio. E questo è veramente molto importante. Non dobbiamo dimenticare un'altra cosa, che per la medicina orientale e anche per l'apnei, per tutto quello, anche per la psichiatria, ogni organo è sede di un'emozione. Se ogni organo è sede di un'emozione, chiediamoci: il polmone che cosa ci dice? Il polmone è l'organo della tristezza e del dispiacere. Quindi anche il momento che stiamo vivendo ci fa una grande tristezza e dispiacere, quindi ci si ammala ancora più facilmente. C'era uno studioso, Cannon, che diceva che il pensiero, uno stato emotivo, il pensiero della morte può addirittura far morire, può addirittura creare la morte. E quindi pensiamo a come stiamo vivendo, questo momento. Cosa possiamo fare? Possiamo fare in modo di rafforzare il nostro sistema immunitario. In che modo? Ecco, un'alimentazione corretta. Quando si parlava
nel periodo della spagnola veniva consigliato addirittura l'uso dell'aglio, no? Di consumare le minestre d'aglio, tutto a base di aglio per 3 mesi per tenere sotto controllo quel coronavirus della spagnola. Ma noi abbiamo a disposizione anche delle piante, insomma, echinacea, lucaria, poi c'è l'astragalo, lo zenzero, la propria, le piante sono tante. Perché le piante? Perché le piante aiutano a prevenire, mentre il farmaco è un po' aiuta a curare. Mentre la prevenzione va fatta in un modo semplice, possibilmente naturale, con sostanze che hanno le stesse vibrazioni e le stesse frequenze dei nostri organi. E poi chiaramente si è sempre detto che se c'è un problema emotivo, quindi il problema emotivo significa che una rabbia, una paura, blocca il nostro sistema immunitario per 6-7 ore. Questo significa che noi per 6-7 ore siamo esposti a qualsiasi cosa. E allora come curare la nostra emotività? E qui dobbiamo ricorrere ai fiori di Bach. I fiori di Bach, dobbiamo conoscere Bach per parlare dei fiori di Bach, perché Bach non è conosciuto come floriterapeuta. In realtà era un immunologo, era un batteriologo e un virologo, cioè lui ha messo a punto i vaccini, lui conosceva i batteri, ha messo a punto i vaccini quando ha conosciuto Hahnemann e ha creato i famosi nasodi di Bach, che erano dei vaccini a base di batteri per tutte le malattie, sia tutte le malattie croniche e tutte le malattie praticamente esistenti. Però poi si è reso conto di una cosa, ma si è reso conto quando? Quando lui è ammalato di cancro e gli hanno dato 3 mesi di vita e invece poi è vissuto per molti anni in più. Si è reso conto che forse va affrontato il discorso immunitario in una maniera diversa, forse va affrontato con i fiori, che i fiori sono molto delicati. Lui pensava che anche i prodotti chimici, anche i batteri, potessero creare una tossemia, potessero creare uno stato di intossicazione. E allora lui ha studiato i fiori, con i fiori che hanno le stesse vibrazioni, le stesse frequenze del nostro anima, della nostra anima e del nostro cervello. E quindi ha messo a punto di fiori e ha creato veramente uno scudo per noi. Perché per esempio uno dei primi fiori che ha scoperto è il mimulus. Il mimulus è un fiore giallo. Se pensiamo che è giallo, perché uno usce il chakra, il giallo è il terzo chakra, quindi il chakra del polmone, dello stomaco e di tutto l'apparato respiratorio, forse ci rendiamo conto che è un fiore adatto al periodo che stiamo vivendo. E ricordiamoci che il plesso solare è un po' il centro della nostra vita fisica, mentale e spirituale. E inoltre questo fiore aiuta proprio a tenere sotto controllo la paura del contagio, la paura di ammalarsi, la paura di morire, quindi anche la paura per i nostri cari. E questo fiore riesce, come diceva Bach, a trasformare i difetti in virtù. Questo fiore riesce veramente a darci la capacità di autostima, l'autostima e la capacità e la serenità e la tranquillità per affrontare questo momento terribile. Un altro fiore importante è il Volmut. Il Volmut è il fiore del cambiamento. Che vita stiamo facendo in questo momento? La nostra vita è stata stravolta, ma non lavoriamo più come prima, non abbiamo più i contatti di prima, non usciamo più, non facciamo più i nostri viaggi. È un cambiamento fortissimo, non so come ne usciremo e come saremo dopo aver finito questo periodo, dopo quando termina questo periodo veramente difficile. Ed è il fiore del cambiamento che ci aiuterà sicuramente ad affrontare meglio quando tutto sarà finito. Ma Volmut è un fiore importante perché seleziona un po' le informazioni, cioè ci rende talmente consapevoli che saremo in grado di capire qual è l'informazione giusta e quale invece è da scartare, quale oggi si parla di fake news, quindi si parla di qual è l'informazione che veramente ci spiega quello che sta succedendo in questo momento. Un altro fiore importante, per esempio, è il crepeppo. Il crepeppo è il fiore legato a veramente quando diventa qualcosa di maniacale, il fatto di lavarsi le mani, di pulirsi continuamente, di non avere nessun contatto con nessuno. E questo è un altro fiore importante. Poi c'è un fiore australiano, Green Essence, che è un fiore che è quello che rafforza un po' le nostre vibrazioni, rafforza un po' la nostra aura, i nostri campi magnetici e quindi ci dà la possibilità di trasformare proprio, di armonizzare le vibrazioni dei virus e dei parassiti con le nostre e quelle dei nostri organi.
Poi c'è un altro fiore, un fiore californiano che si chiama Yes, ed è un fiore importante perché è quello che ci aiuta veramente, ci fa da schermo, una specie di scudo per il nostro corpo. Si è visto che è importante quindi l'alimentazione, è importante usare tutto quello che viene dal mondo naturale per permettere sia la nostra anima, il nostro corpo e la nostra mente in armonia. Perché abbiamo bisogno in questo momento di stare tranquilli e armonizzati ed affrontare questo periodo che era inatteso, non lo conoscevamo, per noi è una cosa veramente nuova e soprattutto per viverlo in una maniera tranquilla e aspettare che tutto finisca, quindi per avere una vita diversa e se il cambiamento deve renderci consapevoli che forse nella vita esistono tante situazioni difficili, ma saremo in grado di risolverle. In questo libro si parla della natura generosa, forte e robusta, che viene in soccorso per curare e lenire la sofferenza causata da stati d'animo negativi, ma ogni sua riga va letta e meditata con estrema attenzione. L'autrice affronta quest'ardua impresa con l'umiltà e la leggerezza del linguaggio usato, che derivano da una cultura costruita non solo su una grande preparazione e profonda competenza, ma soprattutto sulla pratica clinica quotidiana esercitata con estrema sensibilità.